Allora, credo di essere collegata. Allora, aspettiamo un attimo che di là riescono a vederci. Intanto controllo. Ok, in questo momento siamo. Sì, ci siamo, ci siamo. Aspetto un feedback di qualcuno che... Allora, Mirella Greco, buonasera. Ciao Mirella. Ciao Miri. Allora, arriva già qualcuno. Allora, ho abbassato la voce del cellulare, altrimenti poi... Allora, Emilio, buonasera. Emilio Buonasera, buonasera. Ferrara, buonasera. Ci Buonasera a me. siamo? Ciao, ciao. Buonasera Allora, a tutti. Buonasera. stasera ti ho il mio ospite, intanto che arrivano un po' di amici, amici, amiche. Grato e onorato. Onorata anch'io di averti come mio ospite stasera, eh? Sono veramente contenta. Allora, Mirella ti dice benvenuto Emilio. Grazie, La grazie nostra Mirella. moderatrice, Mirella è la nostra carissima moderatrice. Grazie. Allora, io vorrei entrare subito nel vivo perché adesso stanno cominciando ad arrivare un po' di persone, eh? E vorrei entrare adesso nel vivo per spiegare un po' questa bellissima persona che stasera è mio ospite, Buona. eh? Perché no, no, è giusto, è vero, è così. E anche perché un'ora è proprio poco un'ora per raccontare un po' di tutto, perché sei proprio un pozzo di scienza e quindi è vero, è vero. E quindi vabbè, allora io intanto ti presento, Emilio Ferrara, laureando nella facoltà di criminologia. Nel 2000 si trasferisce in Torino, dove diviene capo servizio di uno tra i più importanti istituti di vigilanza privata del capoluogo piemontese. Qui si avvicina agli ambienti della Torino magica e nel 2001 viene iniziato Magister Sacerdos della Congrega dell'OTST, ove militerà fino il 2004, poi spiegherai tu. Anno in cui lascerà definitivamente Torino per stabilirsi in Calabria. Qui sarà presto nuovamente vicino agli ambienti della massoneria italiana, alla quale è tuttora legato dal giuramento di fedeltà prestato nel Supremo Consiglio del 33° e ultimo grado del rito scozzese antico accettato. Per l'Italia e le sue dipendenze, Scuola Italica, ove maestro venerabile della Regale Loggia Alma Mater, sovrana all'Oriente di Roma, lungo la Valle del Tevere, e blogger, scrittore, esoterista e simbolista, e autore della collana Domus Sapiens, saggista e conoscitore delle dottrine misteriche, nei suoi liber, offre al lettore un incontaminato percorso verso la continua ricerca di quelle veriditas ancora rimaste celate. Allora, questo è il suo Liber 1 e poi abbiamo il suo Liber 2 per adesso e sono veramente delle cose, possiamo dire, quasi delle enciclopedie. Io non ho potuto, voglio dire, fare una presentazione migliore, fin troppo buona anche in questo. Grazie, forse troppo. Tutta questa presentazione non la meritavo, ti ringrazio No, comunque. la meriti, la meriti. Allora, una cosa di Emilio che veramente è molto umile, con tutta la sua sapienza, è molto umile. E questi libri che ha scritto sono particolari perché per chi volesse veramente conoscerne il contenuto, sono scritti in maniera particolare, senza indici. Senza capitoli e quindi fatti veramente in questo modo e vorrei capire perché, Emilio.
Allora, principalmente, Mena, l'idea genitrice di questa collana nasce proprio da quello che sono state le problematiche che io ho riscontrato durante la ricerca del mio percorso introspettivo, perché spesso non si è seguiti come lo si dovrebbe, specialmente quando si approccia allo studio di queste materie che sono oltre che ostiche e devono essere seguite e interpretate dall'inizio alla fine senza poter saltare alcun capitolo facendone tesoro. E pertanto io nella costruzione di questo progetto ho voluto appositamente evitare di mettere un indice proprio perché chi volesse iniziare questo tipo di percorso deve leggere tutte quante le pagine perché spesso dovrà finanche ritornare indietro a rileggere pagine che ha già letto proprio perché successivamente alla stessa definizione do un'accezione di significato diverso, proprio per far capire a chiunque si avvicina allo studio di queste materie che non esiste solo una vera e unica spiegazione a un qualsiasi tipo di mistero che è celato dietro agli ermetismi, ma ce ne sono diverse e questi sono legati a quelle che sono le potenzialità che ognuno di noi ha dentro di sé e che ha assopite. Quindi è un viaggio che il lettore dei miei testi deve percorrere per forza, voglio dire, in questo modo. Cioè, in pratica fai un passo avanti e poi dopo fai un passino indietro per andare a vedere quello che avevi letto e quindi lo memorizzi ancora di più. Sì, A me è successo così quando ho iniziato a leggere il tuo libro. do praticamente durante la fase di lettura delle pagine, lo scorrere delle pagine, il lettore si ritroverà a avere descritta una situazione, quindi un'accezione diversa di una stessa significatezza che gli ho dato nelle pagine precedentemente, con logicamente quelle che sono delle informazioni successive per far comprendere, aiutare anche chi si avvicina, diciamo, da poco, che si è avvicinato da poco o abbia interesse a studiare questa tipologia Ho di capito. materie per rendergliela più masticabile, diciamo così, perché Capito. Qualcuno scrive, ma di che cosa parla questo allora, libro? diciamo che Questi libri? fondamentalmente il Liber 1, che è profondamente iniziatico, parte da quello che è il concetto di creazione, vista però sotto una luce diversa da quella che fino a oggi, per quella che è la nostra cultura sociale e anche religiosa, ci è stata imposta da alcune convenzioni che io non ritengo propriamente esatte. Pertanto cerco di spiegare, quantomeno, una versione alternativa al lettore di quello che potrebbe essere successo millenni addietro, quando è scoppiato quello che noi comunemente chiamiamo Big Bang, ma che io definisco nel libro Spark Mundi, quindi la luce del mondo. Da qui Quindi si può dire anche una critica rispetto a quello che ci hanno sempre propinato un po' come la Bibbia. Ma allora, fondamentalmente, Filomena, oggi noi rispetto già anche a 10 anni fa abbiamo la fortuna di avere bene o male quasi tutti internet, no? Che è Sì. fondamentalmente una biblioteca a disposizione 365 giorni l'anno, dove possiamo continuare, seppur non abbiamo la possibilità magari di poter acquistare tutti i libri che ci piacerebbe leggere, di poter comunque
implementare quelle che sono le nostre ricerche e confrontarci anche con quello che è il pensiero di qualcun altro, seppur potrebbe essere diverso da quelle che sono appunto le convenzioni. Anche perché tu devi pensare che tutto quello che, a cui oggi noi siamo sottoposti, quindi voglio dire, parlando anche di etica in generale, no? È qualcosa che fondamentalmente è nato insieme all'uomo. Tu devi tenere conto che la maggior parte di noi cristiani, o per chi ci ascolta che è cristiano, probabilmente a casa sua ha comunque una copia della Bibbia, di solito ce l'hanno tutti. Ma fondamentalmente io non so quanti di noi l'abbiano realmente letta. L'abbiamo, no? Siamo una di quelle culture che l'abbiamo ma la leggiamo poco, perché se imparassimo a leggerla ci renderemo conto già da noi stessi che fondamentalmente ci sono alcune cose che sono difformi da quello che c'è scritto dentro e da quello che poi ci viene realmente propinato come realtà. Anche perché la canonizzazione di alcune scritture fondamentalmente è stata decisa non da un ente supremo, da una persona viva in carne e ossa come noi, no? Che ha deciso il giusto e cosa fosse lo sbagliato, no? E pertanto noi ormai da secoli seguiamo e diamo per certo che chi abbia fatto queste scelte, tipo una tra tutte, no? Il Concilio di Trento, che all'epoca, quando si incominciarono i fervori delle prime scoperte dell'America, quindi questi spostamenti tra continenti, la Chiesa si rese conto che il cristianesimo, che in quel momento tu sai che era la religione che forse la più importante, quella più praticata, probabilmente subendo delle contaminazioni dal paganesimo, che non era solo proprio occidentale, quindi del nostro continente, e quindi ha deciso con questo concilio di dire: l'unica religione esatta è quella cristiana, il resto, non potendo comunque creare uno sconvolgimento teologico, ci sono soltanto delle errate interpretazioni di quello che è la realtà, il vero, il cristianesimo, e quindi la nostra opera deve essere quella di cercare di far capire ai pagani, tra virgolette, pagani, andiamo, no, non solo chi non crede fondamentalmente in quella che sia la religione cristiana, no? Ma anche avverso gli altri culti. Ecco perché io nel percorso dei miei libri invito il lettore a essere scevro da qualsiasi tipo di condizionamento, sia sociologico che religioso, proprio perché solo con anima pura può cercare di capire e comprendere realmente quanto dentro di sé ci possa essere di divino, perché fondamentalmente c'è un po' di divino in ognuno di noi, Mena. Sì, sono d'accordo su questo. Quanto il tuo essere massone ha contribuito a questa tua, diciamo, a questi tuoi studi? Allora, fondamentalmente, io a questo punto, visto che mi hai fatto questa domanda, vorrei... È d'obbligo. Sì, è d'obbligo fare chiarezza su diverse informazioni che probabilmente sono state negli anni veicolate in modo sbagliato. Diciamo che fino a 20 anni fa parlare di massoneria voleva significare essere tacciati per qualcuno che in modo losco e irregolare si riuniva per decidere quelli che sono i destini occulti del mondo, no? Sì, tutti a tavolino, come ancora si suol dire a volte, no? E pertanto, logicamente, chi è meno avvezzo, voglio dire, a comprendere quelle che possono essere alcune realtà che ben d'obbligo siano tali, è normale che chi non conosce tende sempre un po' o a minimizzare o a demonizzare, no? Certo.
Per fortuna, negli ultimi anni, finalmente, si è cercati di arrivare a un concetto pacificatore, quindi ci sono stati dei personaggi che alla fine pubblicamente hanno dato anche la possibilità a giornalisti, a profani, ecco tecnicamente il termine per definire chi non è iniziato a una scuola simbolica come tale viene definito, di poterli far entrare all'interno dei templi massonici. Proprio perché molti pensavano che, non so, ci fossero sacrifici umani, adorazioni del diavolo, eccetera, eccetera, eccetera. Va da sé che è normale che in ogni famiglia, no, può esserci la pecora nera, ma è sbagliato fino anche far di tutta l'erba un fascio. Certo, certo. Infatti si parla di un cammino spirituale, si parla anche di un cammino iniziatico. So che delle cose non si possono dire proprio come tante cose, perché insomma non è nemmeno alla portata di tutti, eccetera. Però è importante comprendere che c'è un cammino, no? Ma assolutamente. Diciamo che fondamentalmente, a prescindere che scrivere di massoneria o della massoneria non è la stessa cosa. Diciamo che descrivere la massoneria non è sicuramente un atto semplice, perché cercare di spiegare la massoneria è per pochi, e comprenderla veramente non è per tutti. Quindi oserei anche dire che di esoterismo in questo caso, no? Certo, trascenderla fondamentalmente è una chimera, no? Perché bisogna partire dal concetto che la massoneria è una scuola iniziatica simbolistica. Io la definisco simbolistica, molti altri maestri con cui io mi scontro tendono ancora a definirla simbolica. Simbolico è qualcosa che è passivo, invece simbolistica sta a seguire il passo con i tempi, perché anche la massoneria muta come mutiamo noi, come muta la nostra società, la nostra cultura, senza perdere logicamente quello che è il suo impressum, no? Cioè, se io volessi descriverlo, quello che vuol dire divenire un massone, io direi che innanzitutto bisogna avere una forte vocazione, perché oggi c'è una sfrenata mondanità che è figlia del materialismo moderno. Quindi diciamo che l'iniziato ha una scuola dell'arte reale, perché fondamentalmente un altro dei nomi della massoneria è proprio questa, l'arte reale, no? E ne deve abbiurare profondamente questa che è una profana idolatria, no? Quindi bisogna manifestare questa contrarietà intellettiva con l'intima ricerca dell'elegante umiltà della propria anima. Quindi bisogna abbattere il proprio versocentrico ego, e bisogna amplificare l'estensione del proprio animus, della propria anima, no? Verso l'amore onnipotente per la natura e tutti gli esseri viventi. Quindi massone fondamentalmente bisogna aspirarlo a essere con puro lumine, no? Con pura luce, perché solo attraverso il coraggio del cambiamento si può giungere a questa redenzione profana. Quindi fondamentalmente possiamo dire che liberi muratori si diventa solo dopo un profondo e introspettivo lavoro di una trasmutazione del proprio egoismo personale in mutuo soccorso verso quello che sono i deboli della vita. Quindi il primo imperativo fondamentalmente di ogni essere umano che desidera essere ammesso e iniziato all'istituzione massonica deve essere la costanza e l'osservazione a quelli che sono i landmark che fondamentalmente sono in inglese sono i paletti, no? Sai, i paletti di confine, no? Sono i landmark che spiegano a ogni massone come deve vivere la sua vita all'interno e fuori del tempio. Quindi è un impegno che deve essere universale, imperituro, e questi landmark sono irremovibili per ogni massone.
e quindi si deve attenere in modo continuativo e senza soluzione di continuità alcuna. Quindi diciamo che essere massone significa essere massoni nel tempio, ma essere massone anche nella vita. Esatto, si è sempre, non bisogna esserlo a comando, quindi ci deve essere la reciprocità. Lo sei dentro. Sì, assolutamente, perché fondamentalmente la reciproca lealtà è il sano rispetto di quelli che sono i propri doveri verso la patria, le sue leggi, la propria famiglia e tutti i confratelli, logicamente. Che siano, e qui qualcuno magari, se è un fratello, potrebbe anche storcere il naso e qualche fratello ci sta ascoltando, che sia di credo, razza e obbedienza diversa, perché molti pensano che andiamo tutti d'accordo, no? Fondamentalmente che un giorno ci telefoniamo tutti e decidiamo che domani creiamo questo nuovo ordine mondiale, facciamo un colpo di Stato tutti collegati via WhatsApp. Non è assolutamente così. Proprio perché spesso ogni scuola iniziatica nasconde una sua propria cultura che è diversa l'una dall'altra. Certo. Quindi tu devi tenere conto, ma è umano questo. Ognuno fondamentalmente tira l'acqua al suo mulino. E siccome io, tra virgolette, un po' sono contro questo, io di solito sono un accusatore, punto il dito, proprio perché dico che al contrario dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe avvicinare tutti, dovrebbe citare tutti, perché fondamentalmente è un'elevazione del proprio io personale verso quello che è uno stato d'animo e di coscienza superiore, cioè vivere in armonia con quella che è la natura, che è il creato, le vibrazioni che giornalmente noi riceviamo, ma che non siamo consci. Ecco perché fondamentalmente viene chiamata simbolica, no? Perché se noi volessimo spiegare in breve, ma io come faccio a studiare la massoneria? Cosa mi insegna la massoneria? Sicuramente ti insegna a essere un uomo migliore, se la prendi come tale, perché questo è il suo. Naturalmente è aperto anche alle donne certe massonerie, Beh, giusto? certo, adesso non mi metto a spiegare quella che è stata la diatriba che dal 1700, quando più o meno diciamo è stata istituita quella che è la massoneria moderna, voi donne avete dovuto fare grande baccano, no? Per essere riconosciute e ammesse, perché fondamentalmente la prima massoneria impediva alle donne Alle donne di di entrare, essere certo. un iniziato. Però fondamentalmente noi dobbiamo ripercorrere, io dico sempre ai miei lettori, voi dovete essere degli archeologi, archeologi di voi stessi. Voi più indietro riuscite a scavare e a trovare fonti, probabilmente quelle fonti saranno le meno mistificate, quelle che sono state meno corrette. Quindi le più vere, le più pure, anche perché se vogliamo dire, Madonna mia, gli Etruschi davano un'importanza alle donne che non era da poco, così come gli Egizi. Teniamo conto che la dea più importante del Pantheon, oltre al dio Sole, era la sua sposa e sorella Iside. Quindi voglio dire, a quel punto purtroppo c'è stata una retromarcia Poi ci siamo quando. persi, abbiamo Ci perso siamo. tanto per la strada. Io Fino ad non vorrei essere essere. bruciate sul rogo, insomma, c'è stato un olocausto proprio delle donne, è stato Ah, terribile. beh, certo, sì. Nel 1400 dovevi stare attenta a Eh prevedere il sì, meteo, sarebbe altrimenti. già stata Esatto, alta. esatto. Ma. Ti voglio leggere qualche domanda perché altrimenti le perdo. Antonio Masullo. Cosa rappresenta il simbolo dal punto di vista esoterico nella società di oggi? Beh, innanzitutto lo saluto ad Antonio. Allora, diciamo che fondamentalmente noi siamo immersi nei simboli. Noi non lo capiamo a volte e quindi lo subiamo in modo inconscio, ma noi in modo ancestrale, nel nostro subconscio, abbiamo delle istruzioni
che ci aiutano a comprendere quelli che sono i segni che ci arrivano dall'esterno. Questo lo facciamo attraverso i nostri sensi, no? Ed è normale che, visto la prosecuzione di persecuzioni che ci sono stati verso le dottrine ermetiche, che volevano perseguire alcune viriditas che magari qualcun altro in quel momento al potere voleva celare, hanno dovuto per forza escogitare cosa? La simbologia, per celare quelle che sono delle istruzioni che erano possibili da capire, interpretare solo a chi fosse stato appunto iniziato a quella storia. Quindi diciamo il simbolo è la riduzione grafica, diciamo, quindi concettuale di una manifesta nozione che è molto più complessa, che deve essere elaborata logicamente e che esprime esotericamente quello che è un multistrato di informazioni che possono essere capite solo da chi è iniziato a quella scuola, no? Non esiste un solo tipo di simbologia, perché ogni scuola ermetica o simbolista ha dei suoi dogmi e quindi ha un suo modo di simboleggiare alcune informazioni. Quindi diciamo che fondamentalmente è un multistrato racchiuso in un silentium che riesce a carpirlo solo chi è iniziato a quel tipo di scuola simbolica. Mi potresti fare una differenza tra simbolo e sigillo? Allora, diciamo che il simbolo fondamentalmente è la rappresentazione grafica di qualcosa che non può essere compresa da tutti, e quindi cela, è una porta fondamentalmente. Il simbolo è una porta chiusa all'interno di un'altra porta, perché i simboli sono anche fatti a livelli, Mena, nel senso che tu devi pensare che chi si approccia a quelle che sono le scuole misteriche, no? Nel proprio percorso, i simboli, gli stessi simboli, in base a quella che è poi il suo grado di conoscenza, racchiudono solo ed esclusivamente alcune informazioni. Lo stesso identico simbolo, ed è fatto apposta, proprio perché bisogna dare la possibilità a chi prosegue il cammino di poter avere il tempo di incubare dentro di sé quella che è la significatezza del piano inferiore, no? Si dice sempre che quando si percorre la scala della conoscenza, tu riesci a comprendere realmente quello che hai fatto nel tuo periodo precedente solo quando ti sei appoggiato sul gradino successivo. Solo lì riesci realmente a comprendere. Cioè, quando lo stai vivendo non lo comprendi appieno. Quindi diciamo che fondamentalmente il simbolo cela, il sigillo invece è il suo contrario. Cioè il sigillo... Rivela allora il sigillo. Il contrario, perché il sigillo deve mostrare per forza quello che è la sua manifestazione, cioè deve spiegare che cosa rappresenta. E logicamente ce ne sono diverse tipologie, anche questo va in base a quelle che sono le scuole ermetiche che ti spiegano e ti insegnano come crearli, no? Ma fondamentalmente la spiegazione più semplice è il simbolo cela e il sigillo rivela. Però io so che nei tuoi libri ci spieghi anche come si possono creare dei sigilli. Sì, diciamo che nel mio libro io parto da un concetto basico, proprio per dare la possibilità a chi si approccia a leggere questi miei testi, quella che è la formazione base di un sigillo di intenti, fondamentalmente. Perché fondamentalmente, Mena, sia il simbolo che il sigillo, senza chi ci sta dietro e senza l'intenzione, l'energia dell'intenzione e la forza
che se ci mette nel crearlo e nel sigillarlo, no? Voglio dire, non ha nessun valore. Valore. Quindi siamo noi che carichiamo di intenzioni e quindi di energia e gli diamo un valore. Assolutamente, tant'è che diciamo che fondamentalmente questa tipologia di sigilli si chiamano proprio sigilli di intento, proprio per questo, perché tu devi avere così forte dentro di te l'intenzione di esprimere graficamente quella che è la tua idea di quel concetto, che deve nascere da dentro di te. Poi ci sono delle istruzioni di come farlo, ma fondamentalmente dietro c'è un processo che non è semplice, perché ci sono tutte delle pratiche che bisogna fare prima, semplicemente di prendere una penna e di creare un sigillo. Cioè, a volte sembrano sciocchezze queste, ma diciamo è un rituale. Assolutamente, certo. Perché fondamentalmente quando tu crei un intento, un sigillo di intenti, è perché dopo lo devi utilizzare. Quindi sì, devi crearlo appositamente per un predetto rituale. Quindi ci sono delle regole da seguire. Da seguire. Non è che ci mettiamo dalla mattina alla sera e ci mettiamo a costruire sigilli e li regaliamo al mondo con tutti gli intenti possibili. Uno, per esempio, che posso dire, che questo è fondamentale, sì, che tanti mi chiedono, se il sigillo viene costruito per portare, sì, qualcosa di buono esclusivamente a se stesso, e quindi un arricchimento che non sia di tipo energetico o spirituale, sì, sta sbagliando proprio strada. Non serve. Non serve. Perché fondamentalmente tutto sta dietro a un'idea che è legata al proporre verso chi ha bisogno e chi non è in grado, quella che è la tua esperienza e la tua energia, la metti a sua disposizione in quel momento. Fondamentalmente io potrei creare un sigillo per fare in modo che una persona che sia vicina a me, magari sta passando un periodo particolare, possa averne dei miglioramenti. Però mi voglio fermare qui, perché poi sembra... È interessante, penso che poi ci torneremo su... Iniziare qualcosa che al contrario è veramente fondamentale, sì, e poi sembrerebbe anche non giusto e non corretto per chi ci ascolta e magari certo. Poi sembrerebbe voler offendere. Ti leggo un'altra domanda e poi andiamo avanti. Barbara Comelato, c'è un modo per comprendere semplicemente, anche se non c'è niente di semplice in questa scuola iniziatica, dove e come si può essere canale divino? Allora, diciamo innanzitutto buonasera a Barbara. Grazie per la domanda. Mamma, sono tutte domande che voglio dire... Ci Barbara, la vedi spesso con me... Io la seguo sempre. La mia cara e quindi posso comprendere anche perché di questa sua domanda. Allora, diciamo che fondamentalmente il nostro essere corporeo non è nient'altro che un contenitore, più o meno. Cioè, per incominciare a comprendere quelle che sono le dottrine misteriche, per cercare di salire e comprendere quello che è il nostro creato, la prima cosa che dovremmo incominciare a capire è prendere autoconsapevolezza che noi non siamo nient'altro che un involucro che contiene quello che veramente noi siamo, il nostro animo, no? Il nostro animus, che non è nient'altro che pura forza divina, perché fondamentalmente ognuno di noi ha avuto questa concezione, poi se ne vogliamo discutere ci sono diverse spiegazioni, ma fondamentalmente quello che ti muove dentro è qualcosa che è divino, che io chiamo inumano radiante, proprio perché noi siamo energia canalizzata all'interno di questo corpo, no? Ma tu sai meglio di me che fondamentalmente noi siamo dei canali energetici, chi più, sì, o chi meno, la ricerca, anche la ricerca delle scuole
delle scuole esoteriche mira proprio a far comprendere alla persona che dentro di sé ha questa parte divina che è assopita. Mi spiace per tanti perché magari non hanno avuto la possibilità di cercarla e di entrarci in comunicazione, se no ti posso garantire che se tutti noi riuscissimo a parlare un po' di più con la nostra anima saremmo delle persone migliori, perché riusciremmo ad avvicinarci di più a qualcosa che non si riesce a comprendere su questo, in questo nostro stato attuale, no? Perché sono il d'accordo. Nostro stato di vita, il nostro stato di vita attuale è solo uno degli stadi che la nostra anima percorre in questo viaggio. Quindi fondamentalmente oggi noi stiamo vivendo il nostro oggi che è qui, in cui io, Emilio, quindi il mio OI, che poi te lo spiego, prende cos'è, il mio OI è questa parte inumana, vive all'interno di questo involucro. Quindi se io riesco a entrarci in contatto, innanzitutto vivo meglio. Sì. Due, riesco a sfruttare meglio quelle che sono queste potenzialità, perché veramente vi posso garantire che in alcuni livelli di meditazione, e tu suppongo ne sappia qualcosa perché bene o male qualche diretta l'hai fatta, poi so che tu comunque sei studiosa anche di questo, no? Sì. Diciamo che fondamentalmente ci sono anche delle reazioni prodigiose, no? Che magari chi è un po' profano o un po' legato a, oserei dire, al bigottismo religioso. Alla materia, va, diciamo alla materia, che è così. Ma anche perché fondamentalmente molti credono che entrare in contatto con quella che è la propria parte inumana, no? Quindi divina, sia qualcosa che va contro la nostra religione. Invece è la cosa più sbagliata, perché fondamentalmente, come dicevo prima, se noi leggessimo un po' di più le sacre scritture e cercassimo di capirle, ci renderemo conto che fondamentalmente questa onnipotenza in manifesta, no? Ha cercato solo di spiegarci come andarlo a ricercare, come riscoprirlo. Solo che purtroppo si è perso un po' strada, quello che è l'indice, ecco perché l'indice di come cercarlo. Quindi chi è più bravo magari lo riesce a trovare prima, chi è meno ci mette un po' di più. Volevo chiederti una cosa che ho letto, no, nel tuo libro Liber Secondo. Sì. Già nella prima pagina, già dalle prime pagine, anzi, volevo chiederti la spiegazione del tetragramma della parola Yahweh, che noi di solito viene usata come indicare Dio, no? È un tetragramma. Voglio dire, mi sta piacendo molto questa diretta, perché voglio dire, stiamo andando praticamente con il botto. Io pensavo di fare la pubblicità semplicemente ai miei libri, e poi adesso. No, stavo scherzando, dai. Allora, lo so, diciamo che stai scherzando, però so che tu sei davvero un bravissimo ricercatore in questo campo e ci sono cose che è bello conoscere. No, ma questo sicuramente, anche perché fondamentalmente noi ci rendiamo conto che già da questo quanto noi stessi cerchiamo e ci contraddiciamo, no? L'umano è un contraddittorio, sì. Vivente, perché se già noi volessimo solo dire il nome ineffabile, no, e magari andiamo a cercare quella che è la sua significatezza, già potremmo dire non lo posso spiegare quello che è il nome di Dio, no, perché appunto ineffabile, sì. È questo, no? Non ci sono ineffabile, non innominabile, dei termini comprensibili per la nostra ragione o per il nostro attuale livello di evoluzione intellettiva che possa intelleggere questo. Eppure noi siamo riusciti a convenzionarlo, cioè seppure ineffabile noi l'abbiamo convenzionato. Sì, fondamentalmente diciamo che per chi è cristiano o comunque anche ebreo, diciamo che fondamentalmente il tetragramma non è nient'altro che queste quattro lettere che oggi vocalizziamo con Yahweh.
diciamo che fondamentalmente non è tantissimo che si è dato per certo che dicendo Yahweh non commettiamo errori, anche perché fondamentalmente quando venne scritto un po' di anni fa, sì, era invocalizzabile, tant'è che c'è proprio uno dei comandamenti, no, che dice che il nome di Dio non può essere nominato. Sì. Tieni conto che quindi noi potremmo dire che Yahweh non è nient'altro che una convenzione. È una convenzione che noi ci siamo dati per definire questo, questa entità suprema che noi non conosciamo, non abbiamo mai visto, non so se riusciremo a vedere mai con questi occhi umani, ecco, diciamola così, però devi anche pensare, e io credo questo, voglio dare anche, voglio dire, voglio spuntare una lancia per quelli che hanno inventato il tetagramma. Ecco. Immaginare di avere un essere superiore che ha creato tutto quello che noi conosciamo e anche ciò che non conosciamo e non sapere nemmeno come poterlo chiamare o avere la certezza che probabilmente non lo vedremmo mai, secondo me sarebbe stato un po' troppo per tutti, specialmente in quei periodi dove venivano da gli egizi, che fondamentalmente sono stati forse il popolo che meglio hanno stabilito quello che sia un culto mondiale di qualcosa che è sopra. E diciamo che fondamentalmente è Dio stesso che a Mosè gli dice come, qual è il suo vero nome, no? Quando gli consegna le tavole dei comandamenti, gli dice: Io sono colui che sono, quando esatto, e gli dice: a me puoi chiamarmi così, perché poi Mosè quando prende le tavole, le due tavole, e le deve scendere giù, gli fa la domanda. Io adesso voglio dire, non mi metto a leggere quelli che sono i passi, perché voglio dire, potrebbero essere tediosi, ma mettiamolo in modo così un po' scorrevole, no? Magari ci comprendiamo meglio. Mosè fondamentalmente vede queste lingue di fuoco, no? E dice: ma fammi capire, ma io quantomeno quando scendo giù cosa devo dire? Tu chi sei? E Dio dice: tu quando ritornerai giù dirai: io sono. Questo è il primo nome con cui si fa chiamare e si fa riconoscere da Mosè. E poi aggiunge: puoi anche dire che io sono il Signore Dio tuo. Tant'è che fondamentalmente noi, come un po' tutti, fino anche gli scribi, quando ci vogliamo definire a Dio, di solito non diciamo Dio, ma diciamo il Signore. No? Sì. Ormai è diventata un po' una prassi, che anche i biblisti, seppur scrivevano Yahweh, no, lo vocalizzavano con Adonai, che è il corrispondente ebraico di Signore. Però se a questo punto, visto che mi hai chiesto questa cosa, però a questo punto devo avere bisogno, mi devi dare un secondo che devo prendere un foglio e una penna, perché questa potrebbe essere una cosa carina. Allora, sì, perché magari ci potrebbe essere anche qualcuno che non l'ha mai, il tetragramma non sa nemmeno che cosa sia. Allora, certo, vediamo se un po' io lo riesco a inquadrare, non lo so, dimmi tu se si vede. Sì, eccolo, okay. Qua, sì, si vede benissimo. Fondamentalmente sì. Questo in lettere latine è il tetragramma, no? Il tetragramma, certo, di Yahweh, ok. Non ci sono vocali perché l'ebraico non ha vocali. Sì. Ok, sì. Ora io però al contrario, ti scrivo sotto qual è la sua corrispondenza ebraica, perché c'è una cosa carina che vorrei farti vedere. Sì. Naturalmente, naturalmente è al contrario di come tu l'hai messo, eh? Perché usciva prima l'H
naturalmente si sì. capisce che è come se sei in uno specchio adesso, e al allora, contrario, io sono prima la Y e poi sì, viene tutto il resto. Io sono in uno specchio, però sì, sei in uno specchio, quindi a noi c'è da dire anche un'altra cosa che è fondamentale. L'ebraico si scrive al contrario, quindi Yahweh è la prima lettera, per come lo leggiamo noi vedremo l'H e non la Y, quindi questo è importante. Allora, sotto io ti ho adesso, vediamo, devo beh, questa telecamera, vediamo un po' se riesco. Ecco, sì, sì. Allora, ok, queste sono le lettere corrispondenti all'ebraico, quindi Yahweh in ebraico si scrive in questo modo. In questo modo, sì. Sì, esattamente. Quindi c'è la prima lettera che è lo Yod, poi sì. c'è la E, poi c'è la Vav, e poi c'è sì. l'altra E. Sì. Che non è la E come la nostra vocale, è, sì. è la H davanti. Ora adesso ti faccio un altro... quale potrebbe essere la cosa carina? Voglio stuzzicare un po' la tua... Io oltretutto non sono nemmeno bravo in disegno, non lo sono. Ah no, sei bravo, sei bravo. Non lo sono mai stato, cerco di... Anche perché, voglio dire, speriamo non ci sia qualcuno che lo scrive bene, lo scrive meglio di me, se no, voglio dire, fondamentalmente... Ecco. Allora, mettiamo che io te lo volessi mettere in verticale, sì. il tetagramma. Sì. Allora, un po'. Vediamo se riusciamo a parlare. Eccolo, sì, sembra una persona. Ma questo fondamentalmente è il tetagramma in verticale. Sì. Quindi diciamo un po' come hai detto tu. Mm-hmm. Ecco, se lo volessimo fare... Scusate, ma io purtroppo ribadisco che... No, disegni bene. In pratica una persona... Oh, allora, adesso io vorrei lasciarti un interrogativo. Sì. Sarebbe carino pensare che già all'epoca, visto che comunque la scrittura è ebraica, poi nello studio della Kabbalah, della Gematria, no? Ogni lettera è fondamentalmente un simbolo, no? Sì. Ha le varie rappresentazioni, beh, non ci stiamo qui. Però sarebbe carino pensare che chi ha deciso che il nome del nostro creatore fosse Yahweh, abbia pensato che fondamentalmente era carino renderlo simile all'immagine. Sì. No? Sì, sì. Allora potremmo dire che potrebbe essere per caso, come al contrario potrebbe non esserlo. No? Certo. Per dirla questa. Certo. Ma... Ce ne sarebbe... Il problema è che sono questo, come tu hai detto, sì, questo, come tu hai detto, si può eguagliare alla Kabbalah, no? Sì, diciamo che al Sefirot, giusto? Sì, i mistici che studiano la Torah, quindi la Bibbia ebraica, no? Hanno logicamente scritto dei commentari. Uno dei tanti è il Saferre Zorah, eccetera, eccetera, dove cercano di istruire i rabbini o comunque tutti i credenti a comprendere meglio quelle che sono le allegorie simboliche delle Sacre Scritture, perché fondamentalmente tu devi pensare che sarebbe assurdo dare per scontato tutto quello che c'è scritto, ma ci sono delle fondamenta che, voglio dire, fino ad oggi hanno mantenuto e manterranno, proprio perché la Bibbia è criptica. È criptica. E se per gli studiosi dell'ebraismo ci sono questi libri, non pensare che ora, voglio dire, noi non li abbiamo, perché... Tu pensa che il Nuovo Testamento e i Vangeli sono le istruzioni che noi abbiamo per comprendere le allegorie che ci sono scritte all'interno dell'Antico Testamento. Interessante, quindi il Nuovo Testamento è l'allegoria. Vogliamo essere... Sì. Non ti si... Sì,
fondamentalmente c'è scritto all'interno dell'Antico Testamento, ci sono tutte le informazioni che a noi servono per poter elevare il nostro essere a degli stati superiori. Bisogna solo comprendere. Puoi fare un esempio? Puoi dare un esempio? Piccolo? Perché mancano 10 minuti, sono le 21:20. Guarda, diciamo che fondamentalmente esempi ce ne potrebbero essere tanti, però bisognerebbe poi commentare esotericamente quello che è il passo. Quindi comunque dovremmo andare per forza tecnicamente a leggere quello che è un passo e poi commentarlo. Quindi non so se appunto con dieci minuti ce la facciamo. Però te ne dico un'altra, giusto per metterti un'altra pulce nell'orecchio. Tieni conto che l'Antico Testamento, no? Quando noi lo puntiamo, lo scriviamo a T. Sì, è vero. Quanto è carino pensare che la prima lettera dell'alfabeto è l'Alef e l'ultima è la Tav, no? Quindi è vero. Anche lì. Va. Comunque, io la butto un po' così, perché fondamentalmente potrebbe... Ci dai degli spunti, potrebbe, no? Di curiosità. Però adesso te ne devo fare un'altra, facciamo un fuori programma. Vai. Questa è tosta, però la proviamo. Proviamola. Però qui mi devo fare un disegno, perché se lo faccio io collasso. Allora. Vai. Tu sai che io mi diverto in queste cose. Diciamo che... No, ma li sto scrivendo al contrario, così tu voi li leggete bene. Quindi ve li ho scritti al contrario. Ok. Li ho scritto io. La matrice della... questo è OI, praticamente, no? La matrice OI. Della creazione. No? I numeri binari, sai, le istruzioni con cui i computer domani conquisteranno il mondo. Fondamentalmente, loro già sanno come li devono interpretare e noi ancora non riusciamo. Comunque, detto questo, allora, diciamo che OI è la matrice di tutta la creazione, fondamentalmente, no? Perché okay. Abbiamo lo zero, così possiamo dirlo, quindi l'inizio sì. Di tutto, e poi abbiamo l'uno, va bene? L'uno è il completamento, il tutto. Okay? Il tutto. Quindi partiamo da questi due concetti. Allora, tu sai benissimo che noi trattiamo quella che è la Santa Trinità, quindi la sì. Precessione trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo. E Spirito Santo. A parte che nel primo libro, ma non ci sarà tempo, sì. A parte che io sia nel primo che nel secondo libro ne descrivo un'accezione secondaria in cui spiego che fondamentalmente non è che proprio il io sono colui che sono, proprio il nome che... Voglio dire, si è dato il nostro Signore, ci spiega che fondamentalmente non era tutto al maschile, anche perché devi pensare che la Bibbia l'ha scritta un popolo che era molto patriarcale. Vabbè, comunque, quindi diciamo, l'unità, l'onnipotente, cosa fa? Si clona e diventa duale. Quindi, clona stesso, quindi padre e figlio. L'unità clona se stesso, bene, e quindi cosa fa in questo passaggio trinitario? Voglio dire, parla con se stesso di se stesso. Bene, sì. Quindi incomincia a progettare quello che è il suo grande piano. Adesso te lo faccio velocemente perché sennò sembrerà assurdo e sennò perdiamo troppo tempo. Allora, questa, che io non so se la vedi sotto, devo essere anche veloce, ecco qua, benissimo. Sì. Questa è la precessione trinitaria. Quindi sì. Abbiamo l'elemento iniziale, bene, che si clona e la parte clonata si diventa due, diventa una al figlio verso lo Spirito Santo e alla fine fondamentalmente, vedi, cosa diventa? Una Y. Ti una Y, quindi una persona lettera? Con le braccia al cielo. Assolutamente. Se tu vedi, qual era la prima lettera del tetragramma?
la Y, lo sì. Yod. Fondamentalmente ci fa capire attraverso questa precessione, ok, che sì. Lo Yod è l'inizio di tutto. Va sì. bene? Però abbiamo detto poi che c'è anche il discorso, c'è lo zero, se no dove lo mettiamo? Anche sì. lo zero fa parte della trina precessionaria, no? Se sì. lo zero lo cloniamo, se lo zero si clona, no? E parla comunque di se stesso con se stesso. Oh, oh, ho perso, benissimo. Sono tre cerchi, vero? Sì. Se lo riesco a trovare qui, perché io poi non sono bravo nei disegni, se no mi diventa assurdo e impossibile. Vediamo se lo trovo al volo. Ecco qua. Questo non sono io che lo scrivo, ma è Gioacchino da Fiore nel suo Liber Figurarum, che spiega sì. qual è la seconda precessione trinitaria. Bene, ora vedi tra, io adesso il ditino mi pure balla, quindi non so sì. qua al centro, okay, al centro sì. questo punto preciso qui. Bene, sì. questo sì. punto preciso fondamentalmente sarebbe questo simbolo. Non so se... Bene. Sì. Che questo okay. cosa ti sembra a te? Una X. Una X, sì. Giusto, bene. E prima sì. avevamo la Y. Avevamo la allora, Y, sì. Benissimo. Allora, se abbiamo detto che lo Yod è il canale che unisce il macrocosmo al microcosmo, quindi che rappresenta l'uomo. E allora adesso poi potremmo anche dire che l'uomo, no... è tale quando ha un cromosoma X e un cromosoma Y. Y, vero, bellissimo. E anche questo. Siamo arrivati proprio alla matrice. Siamo arrivati alla matrice, no? Uomo-donna. Adesso mo la DNA ai cromosomi. Così scherzando, no? Perché poi alcuni dicono, vabbè, e poi c'è l'XX per essere donna, no? Certo, perché la prima precessione, ricordiamoci che se la creazione è stata concepita per finire il sesto giorno e tu sì, procedi sì. nella doppia precessione, cosa avremo? I tre cerchi diventano sei, pertanto avremo 2x. 2x, ecco, quindi vedi. Avremo anche la figura femminile. Mi comunque c'è proprio da studiare. A me spiace perché fondamentalmente io avrei solo voluto fare un po' di pubblicità ai miei libri, ma alla fine dai che non è vero, bugiardo. Mi hai confuso. Dai che non è vero. Lo so che sono tante le cose che da sentire, da ascoltare, da imparare, e da apprendere. Ma avremo modo di ritrovarci ancora, perché diciamo che stasera c'hai detto qualcosina, ma giusto sì. perché sono proprio tanti. Ti potrei dire che fondamentalmente il primo essere in carne non fu uomo, ma vabbè. Poi... Il primo essere in carne non fu uomo, ma fu donna, dimmelo. Vabbè, poi ci sono tante altre cose da... Vabbè, anche perché poi tanti dicono, parliamo del Cadmon, il Cadmon forse è la cosa meno perfettibile che sia riuscita al nostro onnipotente nel suo progetto. Sì, ecco, ti è arrivata una domanda, ma non so se puoi rispondere in due minuti. Cosa ne pensi il tuo ospite della partenogenesi? In questo è sempre Barbara. Ah, sì. Allora, vedi che la come arrivano, mi fai trabocchetti. Video. Ma subito ci è arrivata. Sì, diciamo che fondamentalmente magari ci sarà la prossima volta. Diciamo sì. che tecnicamente se per clonazione, sì. e questo non sono io che lo dico, per clonazione l'unico essere vivente che sì. potesse nascere era per forza di sesso femminile. Sì. Perché la partogenesi virginale, così viene unilaterale virginale, prevede sì. che ci sia la clonazione, quindi
si crea un clone perfetto senza che l'ovulo di nuovo venga inseminato. Però sì, per forza la discendenza che deve precedere, quando poi diciamo di precedere dal padre e dal figlio, deve precedere da una madre, perché può essere solo tocca, quindi per forza di sesso femminile. Ed ecco perché lì poi c'è stata un po' di casotto tra il sesto e il settimo giorno lì su, tra le Pleiadi, diciamo così, no? Sì, c'è stata, la ribellione dei caduti, vabbè. Però poi andiamo oltre e evitiamo. Ma poi vogliamo ritrovarci, perché sono le 21:30. Che ne dici? Guarda, vogliamo ritrovarci in una prossima puntata. Assolutamente. Voglio dire solo alla Barbara. Assolutamente, perché adesso è stato un assaggino. Anche il mio cagnolino ti sta salutando, vedi? Allora ti aspetto. È stato un assaggino. Digli che parleremo di filogenesi. Va bene, ok. Allora io direi di... Allora, intanto ti ringrazio perché mi sono, oltre ad aver appreso tante cose, mi sono anche divertita. No, anch'io, fondamentalmente ho buttato giù un po' di stress da intervista video, voglio dire, ecco. Però è stata bella. Io ormai sono abituata, adesso non mi stresso più. Allora, intanto ti saluto tutti gli ospiti, tutti gli amici. Grazie. E ti aspetto alla prossima, ma rimani lì un attimo mentre saluto tutti. Grazie allora, carissimo. Alla prossima, guarda che c'è anche lei qui, la mia Mila. Ciao, grazie.